Ciao a tutti, il mio nome è Rosita e vi do il benvenuto all'angolo del crimine. La storia che voglio raccontarvi oggi riguarda un uomo straordinario, e intendo straordinario nel senso letterale del termine. Un uomo straordinariamente piccolo di statura e straordinariamente capace di attirare a sé tutto il bello e tutto il brutto della vita. Un uomo la cui esistenza sembra scritta da uno sceneggiatore sadico che avrà in serbo per lui una fine ingloriosa, da ultimo fra gli ultimi. Questa è la storia di Domenico Semeraro, da tutti conosciuto come il Nano di Termini, e della sua fine all'ombra di un triangolo mortale. Il 26 aprile 1990, all'interno di un sacco nero, il corpo senza vita di un uomo viene ritrovato nella discarica abusiva di Corcolle, alla periferia di Roma. Il volto è tumefatto, ma lo stesso si possono intravedere i tratti di un uomo, piccolo di statura, ma pur sempre un uomo. Al collo un foulard a pois bianchi su sfondo blu, firmato Balenciaga. Quell'uomo è Domenico Semeraro, il Nano di Termini. Ma per capire la ragione di quel corpo senza vita buttato in una discarica, bisogna tornare indietro di qualche anno. Tutto inizia nella focosa estate del 1986 a Roma. Armando Lovaglio, il secondo protagonista di questa storia, è un adolescente di 16 anni, di un quartiere popolare di Roma, Casal Bruciato. La scuola è appena finita e, come tutti i ragazzi della sua età, l'unico desiderio è quello di scorrazzare per le vie del quartiere in sella una moto. Solo che Armando una moto non ce l'ha, né tantomeno i suoi sono disposti a comprargliela. Armando, che è un ragazzo piuttosto ribelle e caparbio, decide allora di trovarsi un lavoretto. Lui quella moto la voleva a ogni costo. Compra quindi il messaggero e si fionda sulla sezione annunci. Inizia a spulciarlo e viene subito attratto da un annuncio in particolare, che recitava così: Volti nuovi, impresa manageriale, cerca ambo sessi per inserire nell'ambito dello spettacolo. Sponsorizza complessi e giovani cantanti per colloquio, telefonare ditta Igor Taxidermist. Prende appuntamento con il misterioso Igor Taxidermist e il 26 giugno si presenta puntuale in via Castro Pretorio 30. Armando non poteva sbagliarsi. Proprio fuori dall'elegante portone faceva bella mostra di sé una targa dorata con su scritto Igor Taxidermist, laboratorio di tassidermia e storia naturale, ricerche e preparazioni scientifiche. La persona che gli apre la porta di primo acchito gli era sembrato un bambino. Era molto piccolo, non superava il 1,30 m. Armando dirà che sembrava un uomo in miniatura. Domenico Semeraro, questo è il suo vero nome, era affetto da nanismo definitarmonico. Il suo corpo, cioè, era perfettamente proporzionato. Armando viene subito introdotto in quella che si rivelerà essere la bottega di un tassodermista. Domenico, infatti, faceva l'imbalsamatore di animali. Ed era anche formidabile nel suo lavoro. Questo grazie alle sue mani molto piccole che gli permettevano di fare dei lavori di grande precisione, anche con animali piccolissimi. All'uomo serviva un tuttofare che lo aiutasse a smaltire la grande mole di lavoro. Domenico Semeraro, in via Castro Pretorio, aveva anche casa. È il caso di dire casa e bottega. L'appartamento era composto da un disimpegno piuttosto anonimo con una scrivania e due sedie, da cui si accedeva al laboratorio vero e proprio, dove aleggiava un forte odore di chimico per via delle sostanze usate per imbalsamare. Poi vi era la cucina e la camera da letto. Ma la particolarità era che fosse tutto a misura di Domenico, proprio per la sua bassa statura, il che di per sé lo rendeva un posto bizzarro ed affascinante allo stesso tempo, specie per un ragazzo di 16 anni. Quell'incontro fra Armando, 16 anni, e Domenico, 40, sarà l'inizio di una storia che finirà 4 anni più tardi nel più tragico dei modi, solo che i due a quel tempo non lo sapevano ancora. Quello che Domenico prospetta ad Armando è un lavoro entusiasmante che prevedeva anche delle trasferte, perché, gli dice, aveva anche un laboratorio in Puglia, dove l'uomo era nato. La paga era ottima e avrebbe potuto iniziare da subito. C'è grande entusiasmo in Domenico per quel ragazzo dal viso d'angelo. Vuole a tutti i costi che il giovane lavori per lui. Ma Armando è minorenne e non può decidere per sé, deve chiedere ai suoi. I genitori di Armando incontrano quindi Domenico Semeraro e anche per loro la prima impressione fu ottima. Domenico era un uomo molto accattivante, simpatico, con la battuta pronta, un tipo che proprio a causa di quel difetto fisico aveva sviluppato una grande personalità e non temeva certo di farne sfoggio.
Armando, con il benestare dei suoi genitori, inizia quindi a lavorare a fianco con l'imbalsamatore di via Castro Pertorio. Una via molto elegante che si trova proprio alle spalle della stazione Termini. Da lì il nomignolo. Domenico infatti era noto nel quartiere non solo per la sua statura, ma anche per il suo stile eccentrico. L'uomo infatti vestiva solo abiti di alta sartoria fatti su misura per lui e non mancava mai di indossare uno dei suoi innumerevoli foulard, rigorosamente Balenciaga, stretti intorno al collo. I capelli sempre perfettamente impomatati e acconciati in modo da nascondere l'incipiente calvizie, sempre profumatissimo, e se ne andava in giro col suo incedere svelto a passettini, che era la sua cifra. Conosceva tutti e tutti lo conoscevano. Anche perché l'uomo era piuttosto chiacchierato per via di certe sue preferenze sessuali. Pare infatti che l'uomo fosse sempre a caccia di ragazzini da adescare con cui si presentava col suo biglietto da visita, da insegnante di applicazioni tecniche, tassidermista, estetista del corpo, e che riusciva a portarsi a casa promettendogli di tutto e di più. Non era certo un segreto la stazione Termini, anzi era noto soprattutto per questo. Il nano era un ammiratore di giovani con cui amava circondarsi, che l'uomo raccattava alla stazione oppure attraverso annunci fittizi, come quello che aveva letto Armando. Quando Domenico posa lo sguardo su Armando, ne fu subito irresistibilmente attratto. Armando, infatti, era un bellissimo ragazzo, dai lineamenti delicati, si dirà, da tragedia greca. Di lui quella stessa sera scriverà sul suo diario: «Chi mai più di lui ha posseduto tanto fascino? Gli occhi grandi luminosi, con ciglia super lunghe di un colore nero lucente, labbra piccole, rose e carnose, che evidenziano dei denti bianchissimi. Un volto da leggenda mitica. Un corpicino esile e sinuoso si ergeva dal suolo verso l'alto e che suscitava pensieri all'erotismo più forte». Fin da subito Armando si trova molto bene a lavorare con Domenico, anzi direi che ne era francamente affascinato, anche perché Domenico era un uomo di mondo, uno che conosceva tante cose, o che dava a credere di conoscere tante cose. E immaginate come poteva sentirsi un ragazzo sprovveduto, di periferia, che si affacciava al mondo per la prima volta, alle prese con un uomo dalla grande personalità e che sembrava aver vissuto già mille vite. Domenico ben presto fa cedere gli argini di quel rapporto inizialmente strettamente lavorativo e inizia a fargli da mentore, introducendolo in berbe Armando a esperienze di vita che mai il ragazzo avrebbe potuto vivere con i suoi coetanei. Un rapporto che però, lo vedremo, Domenico spingerà troppo oltre, fino alle estreme conseguenze. Ma chi era Domenico Semeraro? Quali segreti nascondeva dietro quell'aria bonaria e accattivante? Domenico Semeraro, detto Mimmo, nasce a Ostuni, in provincia di Brindisi, nel 1946, da una famiglia di origini contadine. I suoi genitori sono cugini di primo grado, perché ai tempi, specie nelle realtà più rurali, era uso combinare dei matrimoni fra parenti. E forse a causa di questa consanguineità, Domenico Semeraro si porta addosso una tara, che lo porterà a un deficit di crescita, che lo renderà piccolo per sempre, e così anche la sorella Nunziatina, anche lei colpita da nanismo di tipo armonico. Crescendo, il suo desiderio era quello di fuggire da quella realtà soffocante che lo reprimeva. Era inoltre, come si può ben immaginare, preda dei bulli che lo prendevano in giro per quella sua condizione fisica. Soffre tanto Domenico, non si sente amato e non sa come fare a uscire da quella situazione. Inizia a lavorare presso una pompa di benzina e con i soldi che riesce a guadagnare si paga la scuola serale. Riesce a diplomarsi all'istituto tecnico e subito dopo decide di lasciare Ostuni e trasferirsi a Roma, che diventerà la sua città, il suo regno, il luogo dove Mimmo Semeraro riesce a esprimere tutto il suo potenziale. Grazie al diploma riesce a diventare insegnante di applicazioni tecniche di scuola media, un lavoro che il Semeraro ama in maniera particolare, e i suoi ragazzi ricambiano. È un professore molto apprezzato. È dal mondo adulto che Mimmo non viene accettato, come se fosse un rifiuto umano, un vero e proprio scherzo della natura. E dagli adulti, egli, che adulto lo era, cercherà di schermarsi, di difendersi. Domenico, di quel suo difetto fisico, cerca di trarre il massimo profitto. Decide di prendersi la scena, di esporsi, piuttosto che nascondersi. Finisce su una rivista come il professore più piccolo d'Italia. Diventa in pratica un fenomeno da baraccone. Di sé dirà: «Io sono diverso,
So di essere diverso. Sono sì piccolo, ma supererò anche i più grandi. Io trionferò. Semeraro è un istrionico, è un narcisista, un megalomane. Uno che fa sfoggio di sé e lo fa con grande sapienza. Un uomo accattivante e suadente che conquista tutti con i suoi modi gentili e subdolamente manipolatori. Un uomo che ha cercato dentro di sé la forza di emergere dall'ombra nella quale la sua condizione voleva obbligarlo. Si vanta di aver avuto molte donne, il Semeraro. Come dirà, amo le donne altissime, purché molto sexy. Poi, però, l'unica fidanzata di cui si ha memoria è una ragazza giovanissima di Santa Maria Capo a Vetere, provincia di Caserta. Tania si chiamava, di appena 16 anni, contro i 26 di Domenico, che l'uomo conosce perché la ragazza ha risposto a una sua inserzione matrimoniale. I genitori di Tania accettano di buon grado quel fidanzamento con quello strano uomo, ma economicamente sistemato. Ahimè, però, Domenico improvvisamente cambia idea, non vuole più sposare Tania. I genitori della ragazza però non ci stanno, gliel'avevano rovinata, diranno, e lo denunciano per violenza carnale. Finisce a processo e lì il Semeraro si esibisce nel numero dell'uomo ipodotato e troppo piccolo di statura, che anche volendo non avrebbe mai potuto fare nulla. E i giudici gli credono e lo assolvono. A quel punto Semeraro capisce che grazie al suo difetto fisico può manipolare chiunque egli voglia. Però la sua vita continua ad avere dei pericolosi alti e bassi. Ad esempio, smette di fare l'insegnante di applicazioni tecniche, ufficialmente per esaurimento nervoso, ma in realtà perché pare che andasse a spiare le ragazze nel bagno e che invitasse i ragazzi a casa sua per sedurli. Solo voci malevole o c'era un fondo di verità? In realtà, per Semeraro, instaurare delle relazioni con delle persone adulte era difficilissimo. Per questo le sue attenzioni erano rivolte ai minori e, non potendo contare sul suo fascino, le sue prede le doveva circuire e ammaliare e convincere, spesso con regali, spesso promettendogli di farli entrare nel mondo dello spettacolo. Sì, perché il Semeraro da qualche tempo poteva anche vantare delle conoscenze nel mondo del cinema. Nel 1971 viene infatti scritturato per fare la comparsa in un film che fece scalpore, Non si sevizia un paperino, di Lucio Fulci. Semeraro, che appariva solo di spalle mentre avanzava con un vassoio e dei bicchieri, doveva fare da controfigura all'attore che interpretava un bambino che viene sedotto da una fascinosa e conturbante Barbara Boucher. Serviva un uomo molto basso ma ben proporzionato. L'uomo si servirà di quella brevissima apparizione per circuire ragazzi con promesse e improbabili provini. Molti dei ragazzi che l'uomo seduce a colpi di promesse e regali gli rimarranno accanto in veste di assistenti, di tutto fare. A un giovane ne segue sempre un altro e andrà avanti così per anni. Fino a che non entra in scena lui, il riccioluto dalla bellezza efebica Armando Lovaglio, di cui Semeraro era in adorazione. Armando si trovava molto bene a lavorare con Domenico e il ragazzo in quel laboratorio ci passava giornate intere, a volte non tornava neanche a casa. Questo faceva infuriare i genitori di Armando, che non capivano cosa facesse il figlio tutto il giorno con quell'uomo lì. Il padre un giorno, dopo l'ennesimo ritardo, schiaffeggia Armando, che nel frattempo si era presentato a casa con un casco. Finalmente aveva la tanto desiderata moto, solo che la moto gliel'aveva regalata Semeraro. Ma questo al padre non lo dice, gli dirà che l'aveva comprata con i ricavi del suo lavoro, ma l'uomo non gli crede e i due hanno una violenta discussione, al culmine della quale Armando va via sbattendo la porta, annunciando ai genitori che non sarebbe mai più ritornato a casa. E Armando, che non sa dove andare, si rifugia da Domenico Semeraro, il quale ovviamente lo accoglie a braccia aperte. Semeraro è ormai il suo amico, il suo mentore, la sua guida. Sì, perché per Armando Semeraro era una figura quasi paterna, uno che gli spiegava le cose della vita, uno che gli prestava attenzione, che lo coccolava, che sapeva consigliarlo, che lo ascoltava soprattutto. Con lui inizia a fumare le prime canne, ma non solo. Un giorno Domenico fa provare ad ed è in quello stato di assoluta incoscienza del ragazzo che Semeraro, per la prima volta, approfitta di Armando. Il ragazzo ben presto diventa dipendente da questi farmaci, viene inoltre introdotto a un mondo di agi e lussi e serate a luci rosse.
Domenico lo ricopre di attenzioni e regali, continua ad approfittarsi di lui e addirittura gli scatta delle foto mentre il ragazzo giace nudo sul letto. Nel frattempo, i genitori di Armando, decisi a liberare il figlio dalle spire del nano, lo denunciano per plagio. Peccato che quel reato non esisteva più da un pezzo e le denunce contro Semeraro furono del tutto inutili. Passa poco più di un anno e il rapporto di morbosa amicizia fra Armando e Semeraro continua senza intoppi, fino a che non entra in scena la terza protagonista di questa storia, Michela, 16 anni. Siamo nel 1988, 2 anni prima del tragico epilogo. Da qualche tempo Domenico è alla ricerca di una segretaria per il suo laboratorio. Pubblica quindi un annuncio su un quotidiano locale. All'annuncio rispondono in molte, ma Domenico le scarta tutte perché o troppo incompetenti o non abbastanza carine. Quando Michela si presenta a colloquio, Domenico ne rimane colpito. È bionda, esile, molto carina, dal carattere deciso. La ragazza viveva a Montesacro col padre e un fratello più piccolo. Michela viene assunta da Semeraro, il quale non sa ancora di aver firmato la sua condanna a morte. E che impressione ne ebbe Michela di Semeraro? Dirà la ragazza: Semeraro mi fece subito schifo, non per la sua statura, ma perché era un personaggio ripugnante, torbido, dispotico, pieno di cattiveria. Michela, al contrario di chiunque orbitasse attorno a Semeraro, non era tipo da farsi manipolare, anzi, aveva chiaro in testa quali fossero le mire di Domenico, con quel suo fare affettato, fintamente gentile, sfacciatamente manipolatorio. Eppure, Michela diventa ben presto parte integrante di quel torbido triangolo. Partecipa ai festini, si fa fotografare insieme ad Armando, spesso truccato e vestito da donna. Semeraro dice ad Armando come muoversi, come toccare Michela, cosa fare. Lo guida come una marionetta, come se al posto di Armando ci fosse lui, e intanto scatta centinaia di foto. Quelle istantanee che Semeraro scatta in maniera compulsiva verranno ritrovate a centinaia nei cassetti di casa in via Castro Petrorio. E fra una sessione fotografica e l'altra, Armando e Michela, festino dopo festino, bacio dopo bacio, si innamorano, come solo i ragazzi giovani sanno fare. Tutto avviene sotto gli occhi di Semeraro, che capisce subito quello che stava accadendo, e il dolore lo assale prepotente. Quello che egli non riesce a ottenere se non stordendo, comprando, ammaliando, quei due giovani e bellissimi ragazzi lo stanno provando in maniera naturale. È l'amore. Quello che Domenico cerca da una vita intera e che gli è precluso da sempre. Al dolore per quell'amara consapevolezza sopraggiunge il terrore di perdere tutto, di perdere Armando e la sua ingenua ammirazione e sincera fascinazione. No, Domenico questo non poteva assolutamente permetterlo. Lui ad Armando non poteva e non voleva rinunciare. Semeraro inizia la sua opera di distruzione della figura di Michela agli occhi di Armando. O almeno ci prova, perché Michela era molto furba e aveva capito che Domenico stava manovrando alle spalle per farla fuori. E inizia a prevedere ogni sua mossa. Domenico inizierà a nutrire per lei un vero e proprio odio. Non potendo cacciare Michela, col rischio che anche Armando andasse via, inizia un braccio di ferro fra i due, al centro del quale, a fare da ago della bilancia, c'era sempre Armando, il quale non voleva perdere Michela. Ma non voleva neanche rinunciare all'amicizia di Domenico e ai lussi e agli aggi che gli concedeva. Ricordiamoci che Armando a quel punto aveva solo 18 anni. Durante una vacanza a Ostuni nel 1988, i tre si ritrovano nella villa di Semeraro. Michela però è molto triste. La ragazza era rimasta incinta, ma ahimè, aveva abortito. Era quindi molto depressa e Armando non la mollava un attimo, le teneva la mano e la coccolava per tirarla su. Anche in quel caso Semeraro provava ad attirare la sua attenzione, provava a distrarlo, ma Armando lo ignorava totalmente, tutto preso da Michela e da quel suo comprensibile dolore. Domenico si infuriò. Come si permettevano questi di venire in vacanza a sue spese? Come si permettevano di usarlo in maniera così plateale? E li immaginava mentre gli ridevano dietro, mentre complici si dicevano che erano proprio stati bravi e che lui, Domenico, era proprio uno stupido. E a Domenico monta una rabbia incontrollabile. La colpa per Semeraro era sempre e solo di Michela, quella piccola usurpatrice, quella piccola manipolatrice. Durante la notte,
Irrompe in camera di Michela con in mano una frusta. La colpisce, le strappa il reggiseno e cerca di avere un rapporto con lei, perché così Armando avrebbe capito che era solo una poco di buono. Nel frattempo la insultava e le diceva che, visto che pagava tutto lui, era suo preciso dovere ripagarlo. In quella sua furia, però, non si accorse che Armando gli era alle spalle e cercò di disarmarlo e allontanarlo da Michela. Per la prima volta il ragazzo gli si ribella. E non solo. Sarà al fianco di Michela quando questa denuncerà Semeraro per tentata violenza sessuale e spaccio di sostanze. A sua volta Domenico la querela per diffamazione. Ma insinua anche che la ragazza fosse di facili costumi. Egli ne ha le prove, ha le foto. E se solo avesse voluto, l'avrebbe fatto sapere a tutti. Michela a quel punto ritira la denuncia, così fa Domenico. L'ombra del ricatto aleggia su quella torbida, morbosa relazione a tre. Liberarsi di Domenico dalle sue spire è sempre più difficile. I tre raggiungono un complicato equilibrio che perdurerà fino al 1989, anno in cui avviene qualcosa che farà vacillare quell'equilibrio. Michela rimane di nuovo incinta e questa volta la gravidanza va a gonfie vele. Il 26 febbraio del 1990 Michela mette al mondo una bambina, sua e di Armando. A quel punto la coppia chiede asilo al padre di lei, che accetta di tenerli in casa tutto il tempo necessario. E Domenico? Come prende questa decisione di Armando di lasciare l'appartamento di Castro Pretorio? Di lasciare lui? Domenico è disperato, distrutto, irrimediabilmente solo. Passa le notti a scrivere lettere piene di odio verso Michela, da lui considerata una donna cattiva, manipolatrice, dominante, di minacce e di infinita tenerezza per Armando. Prova a dirsi che quella era solo una fase, che il ragazzo si sarebbe ben presto stufato di giocare a fare il padre di famiglia, che i vizi a cui lui lo aveva abituato erano più forti, e pazientemente aspetta. Sente però di aver perso tutto, e per tenere a sé quel ragazzo che sembra sfuggirgli, continua a sommergerlo di regali. Fa appostamenti sotto casa di Michela, lo invita alle feste, cerca in ogni modo di farlo tornare fra le sue grazie. Pensate che gli intesta anche un'assicurazione sulla vita. Tutto pur di avere quel suo dio greco, quel suo sirenetto, come lo chiamava. Armando, dal canto suo, ha già nostalgia della vecchia vita, di quel dolce far niente, di Semeraro che lo vizia, che gli procura la droga, lo porta in giro. Armando ha solo 20 anni e non se la sente di prendersi quella responsabilità. Così, ogni volta che litiga con Michela, la prima persona che cerca è proprio Domenico. Poi però, passato l'effetto, tornava sempre da Michela. Domenico quindi viveva in quel tormento, in quell'attesa di Armando, che lo cercava per essere consolato, per poi ripiombare nella disperazione. E di nuovo Semeraro scriveva chilometri di lettere piene di astio verso Michela e verso Armando. «Diventerai brutto e secco», gli scrive, «con gli occhi spenti, e la tua donna, quella serpe traditrice, ti mancherà di rispetto e tu arriverai ad ucciderla». Una profezia, quindi, che però gli si rivolterà contro. Il 24 aprile 1990 inizia l'ultimo atto di una situazione ormai divenuta insostenibile. Domenico è come impazzito. Sta cercando un modo per tirare Armando fuori da quella casa, un modo per tenerlo a sé e toglierlo dalle grinfie di Michela. È anche terrorizzato perché capisce che non ha più presa su Armando, che è ogni giorno più distante. Decide di prendere il suo furgone e si porta a casa di Michela. Suona il citofono così forte che quasi lo butta giù. Suona il clacson, poi sale e batte i pugni sulla porta in maniera insistente. Ma nessuno gli apre. Il giorno dopo, il 25 aprile 1990, senza dire nulla a Michela, Armando raggiunge Domenico e lì vi trascorre tutta la notte, coccolato da Domenico, con cui ha ovviamente dei rapporti e con cui farà uso di sostanze. Semeraro è ovviamente al settimo cielo, il suo sirenetto era lì, nel suo letto, e sadicamente chiama Michela avvisandole che Armando era da lui e che sarebbero partiti per Ostuni. Michela, verde di rabbia, si precipita nel cuore della notte in via Castro Pretorio, decisa a portare Armando via da lì. Quando arriva al laboratorio, Armando è chiaramente stordito dalle sostanze, è distante, ombroso. La donna gli si scaglia contro, lo rimprovera, gli dice che non poteva fare così, che lui aveva una figlia, che avrebbe dovuto essere più maturo e responsabile. Armando si ritrova così fra due fuochi. Da un lato Michela,
Dall'altro, Semeraro, che invece inveiva contro Michela, intimandola di lasciare perdere Armando, che quella vita che gli voleva prospettare faceva schifo e che stava bene dove stava, lì, con lui, in mezzo ai lussi che con lei non avrebbe mai potuto avere. Armando sembrava indifferente a quella discussione. Va quindi verso la cucina a prendere una bibita. Tu vieni qui atterrito, non riesci a credere che al ragazzo non importi nulla. E in preda a un odio cieco, afferra un bisturi e si lancia verso Armando. Michela lancia un urlo. Armando, che lo supera in forza, altezza e agilità, gli strappa via il bisturi. Afferra i lembi del suo foulard Balenciaga, a pois bianchi, e inizia a stringere, fino a strozzarlo. Ma a quel punto la rabbia di Armando è incontenibile. Inizia a prenderla al calcio con degli anfibi chiodati, fino a rendere il volto di Semeraro quasi irriconoscibile. Poi si ferma. È l'alba ormai. I due ragazzi infilano il corpo minuto di Domenico in un sacco nero e vagano alla ricerca di un posto dove scaricare il corpo. Alla fine arrivano a una discarica abusiva a Corcolle e lì si liberano del corpo, dove verrà ritrovato in seguito quello stesso giorno. Solo un'ora dopo, i carabinieri, sollecitati dai genitori di Armando, al corrente della tragedia, li arrestano. Armando rende piena confessione e scagiona totalmente Michela. Era un uomo orribile, dirà. Meritava di fare quella fine. Al processo, accusa e difesa si danno battaglia. Su Armando pende il sospetto che abbia premeditato l'assassinio per accaparrarsi la polizza. Viene accusato dalla parte civile, inoltre, di avere sempre approfittato di Domenico, del suo folle amore per poter usufruire dei lussi e degli aggi che l'uomo gli elargiva in cambio di un po' di affetto. La difesa parla invece di plagio e di legittima difesa. I giudici non assolvono Armando Lovaglio per legittima difesa e lo condannano alla pena di 15 anni, riconoscendogli anche le attenuanti generiche. Una sorta di pareggio, se così vogliamo dire. Per i giudici trattasi di raptus più che di legittima difesa e di certo non era un omicidio premeditato. Michela verrà assolta invece e condannata a un anno per occultamento di cadavere, con sospensione della pena. In appello però le daranno 9 anni per concorso in omicidio, in Cassazione però verrà assolta di nuovo. Per Lovaglio invece le pene vengono confermate in tutti i 3 gradi di giudizio. Armando Lovaglio uscirà dal carcere nel 2002, si rifarà una vita, si sposerà e diventerà istruttore di arti marziali, disciplina che insegnerà nella sua palestra. Ma a soli 49 anni, nel 2017, morirà colto da un infarto. E si conclude così il mio video. Che ne pensate? Armando è una vittima o un carnefice? E Semeraro era solo un sadico o davvero cercava amore? Fatemelo sapere nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like di supporto e iscrivetevi per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. E a presto con una nuova storia crime. Ciao!